Ogni estate, puntualmente, sui magazine online circola la notizia che Gemma Galgani ha lasciato Uomini e Donne e ogni settembre, puntualmente, la dama torinese è seduta nella prima fila del parterre femminile in cerca del vero amore. Dal 2010 a questa parte, infatti, Gemma Galgani è una delle protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi e nonostante siano passati circa tre lustri non ha ancora trovato il vero amore. Stando a quanto riporta TVBlog in merito alla nuova registrazione, quest'anno per la torinese sarebbero scesi due signori, ma avrebbe deciso di tenerle solo uno, Valerio. Gemma, invece, ha conosciuto due uomini e ha deciso di tenerne uno, si chiama Valerio e ha circa 60 anni. Gemma, mai pensato di lasciare Uomini e Donne? Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne, le sue parole al settimanale di più un paio di anni fa, voglio trovare l'amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena. Il mio percorso è sempre stato vero. Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via. La pace con Tina Cipollari? Dubito che ci sarà mai. Però non capisco il motivo di tutto quell'astio nei miei confronti. Valerio è il nuovo corteggiatore di Gemma, la frecciatina di Giorgio. Il buon Manetti questa estate, quando circolava il rumor di un ipotetico abbandono della Galgani, ha così commentato, "Non penso che questo sarà il suo ultimo anno. Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione, è una colonna stabile. Non troverà l'amore. La sua presenza del programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore.